Torniamo all'estero. Dal Guatemala arrivano immagini e notizie drammatiche dopo l'eruzione del vulcano El Fuego a sud-ovest della capitale. Le autorità per il momento parlano di 25 morti, ma le vittime potrebbero essere molte di più. Monia Venturini. Vimos que la lava venía por todo el cajón de los lotes, nos corrimos para... Consuelo Hernández è scappata quando ha visto il fiume di lava avanzare da dietro i campi di grano. Lei ce l'ha fatta, altri della sua famiglia no, dice, sono stati travolti e sepolti vivi. El Fuego, il vulcano di fuoco, esplode a mezzogiorno e spara in cielo colonne di fumo alte 4 chilometri. Quel fumo è fatto di gas, ceneri, lapilli e blocchi di rocce incandescenti a temperature superiori a 700 gradi. Poi la colata di lava sommerge intere aree rurali ed il paesino di El Rodeo. Siamo in Guatemala, 35 chilometri a sud-ovest della capitale, ma sembra Pompei nel 79 d.C. Alcune immagini intrasmettibili mostrano corpi delle vittime trasportati dai fiumi di lava. La colata di fango è scesa dalla cima del vulcano. In quel momento potevo solo correre via con la mia famiglia, racconta Riccardo Reyes, un sopravvissuto. Ora che il pericolo è passato sono venuto a vedere ed è un disastro, ma non si può fare niente contro il volere di Dio.